Buongiorno a tutti, buon fine settimana, ben ritrovati con l'appuntamento settimanale, prima settimana già chiusa del mese di settembre, una settimana che vede sempre protagonista ancora la Brexit per quanto riguarda le ultime notizie che sono arrivate proprio questa settimana e poi abbiamo sempre la guerra commerciale, la guerra dei dazi, dove tra le due contendenti, Stati Uniti ed Cina, sembra che ci sia uno spiraglio di apertura verso nuove vedute, verso altri possibili incontri che potrebbero già iniziare a partire dalle prossime settimane. Ma andiamo a vedere quello che è successo per quanto riguarda la seduta che appena si è chiusa, una seduta che vede le principali piazze finanziarie europee poco mosse, DAX che chiude a più 0,54%, raggiungendo la migliore performance, positive invece anche Parigi a più 0,19% e Londra a più 0,15%, appunto, nonostante i problemi politici legati al tema Brexit. L'indice quindi FTSE 100 ha archiviato l'ultima seduta settimanale il rialzo dello 0,15%. Il sentiment del mercato è stato cauto con gli investitori che restano in attesa degli appuntamenti sia della Banca Centrale Europea che della Fed, che si terranno rispettivamente il 12 e il 18 settembre. Sul fronte dei dati macro è emerso dagli Stati Uniti un rallentamento del trend delle assunzioni a fronte poi di una crescita salariale più solida. Per quanto riguarda la situazione invece per Piazza Affari, chiusura di poco di sotto alla parità, con l'indice FTSE MIB che segna un meno 0,04% a quota 21.974,33 punti. Oggi l'Istat ha confermato che nei prossimi mesi l'economia italiana rimarrà in una fase di debolezza nel suo ultimo report sulla congiuntura. L'Istituto di Statistica sottolinea come il recente peggioramento e l'elevata instabilità del quadro congiunturale si sono riflessi sull'andamento dell'indicatore anticipatore che ha segnato un'ampia flessione, suggerendo il proseguimento della fase di debolezza nei livelli di attività economica. Sul listino milanese è molto in rosso Enel, meno 0,68%, anche A2A, meno 0,36%, mentre guadagna terreno Atlante, che in una giornata è arrivata ad aggiudicare un più 1,40%, raggiungendo i 22.000 punti. Le azioni del holding sono del gruppo della famiglia Benetton sono tornate sui massimi che non si vedevano prima del crollo del ponte Morandi. Quindi, in quanto il nuovo ministro delle infrastrutture Paola De Micheli si è detta favorevole al passante di Genova e alla revisione della concessione autostradale, mentre la revoca non è nel programma di governo. Bene, quindi poi vedremo che cosa succede la prossima settimana. Per quanto riguarda invece le news dell'ultima settimana, abbiamo nell'ultima giornata, news macro di venerdì 6 settembre, sul fronte macro da segnalare che l'economia degli Stati Uniti ha creato circa 130.000 posti di lavoro, nei settori non agricoli ad agosto un dato inferiore al consenso degli economisti che si aspettavano un incremento di 165.000 unità i nuovi posti di lavoro, del settore privato sono invece risultate pari a 96.000 unità. Sempre ad agosto il tasso di disoccupazione è rimasto fermo al 3,7% sopra il consenso che si aspettava un calo al 3,6% dato sui nuovi posti di lavoro nei settori non agricoli di luglio è stato poi rivisto al ribasso da più 164.000 a più 159.000. Mentre quello di giugno è stato corretto al ribasso da più 193.000 a più 178.000. Per quanto riguarda l'Eurozona, invece, il PIL, secondo quanto emerge dalla lettura finale, è cresciuto allo 0,2% a livello trimestrale e dell'1,2% su base annuale nel secondo trimestre dell'anno. Il dato congiunturale è in linea con il consenso degli economisti e con la lettura preliminare, mentre quello annuale è migliore sia delle attese che delle letture precedenti a più 1,1%. Sul tema Brexit, invece, il disegno di legge per impedire che si verifichi un'uscita
del Regno Unito dall'Unione Europea senza accordo è stato approvato dalla Camera dei Lord, aprendo la strada alla proposta per diventare legge. Bene, adesso andiamo a vedere cosa ci offrirà il calendario macroeconomico della prossima settimana, già con le notizie già filtrate, che va dal 9 al 13 settembre. Si parte da lunedì 9 settembre all'1.50, avremo già dal Giappone PIL del secondo trimestre, quello annuale, poi alla volta dalle 10.30 della Gran Bretagna con il PIL mensile e trimestrale e poi la produzione industriale e manifatturiera di luglio. Passiamo a martedì 10 alle 10.30, Gran Bretagna, diverse indicazioni, indice dei salari medi inclusi di luglio, la variazione delle richieste dei sussidi alla disoccupazione di agosto e il tasso di disoccupazione di luglio. Alle 16 invece abbiamo i nuovi lavori JOLTS di luglio e alle 22.30 scorte settimanali di petrolio. Mercoledì 11 alle 14.30 l'indice dei principali prezzi alla produzione di agosto e le scorte di petrolio greggio. Giovedì 12, appuntamento importante con le 13.45 alla Banca Centrale Europea sulla decisione dei tassi di interesse. Poi 14.15 abbiamo l'indice dei principali prezzi al consumo di agosto, alle 14.30 le richieste iniziali dei sussidi alla disoccupazione e la conferenza stampa di Mario Draghi. Passiamo a venerdì 13 alle 6.30 dal Giappone la produzione industriale di luglio, alle ore 11 dalla zona euro la bilancia commerciale di luglio, alle 14.30 dagli Stati Uniti, le vendite al dettaglio di beni essenziali e poi sempre alle 14.30 vendite al dettaglio di agosto e alle ore 16 indice di fiducia dell'Università del Michigan relativo al mese di settembre. Bene, poi andiamo ad analizzare invece i nostri pannelli di controllo, quindi passiamo alla seconda parte, dopo guardiamo anche altre informazioni importanti relative sia al nostro ufficio di Roma Teletrade che ad come si è chiusa la prima settimana del mese di settembre dal punto di vista operativo. Però passiamo alla nostra Best in Borsa, dove si evidenzia una situazione dal punto di vista settimanale che abbiamo uno yen che al momento si mantiene la valuta più debole, meno 8 nella prima settimana, quindi meno 7,99%, seguito da un dollaro americano, debolezza sul dollaro americano, meno 5,56, anche l'euro non è che se la passa più di tanto bene, prima settimana meno 3%, mentre continuano a dare grossi segnali rialzisti le due valute australiane, dollaro della Nuova Zelanda, dollaro australiano a più 7,46, più 6,49, quindi ottimi movimenti al rialzo, mentre invece la sterlina dopo una settimana che invece è stata caratterizzata da alti e bassi, cioè prima un deciso movimento ribassista nelle prime due giornate, poi mercoledì è stata una giornata di transizione, però già dal pomeriggio è iniziato ad guadagnare terreno, poi giovedì c'è stato un forte movimento al rialzo e ieri c'è stata una fase di consolidamento di tutte quelle movimentazioni, sia ribassiste che poi rialziste, però al momento chiude a più 1,97%. Bene, mentre invece per quanto riguarda la situazione, ci portiamo quindi qui abbiamo le percentuali mensili, le movimentazioni settimanali, settimanale mensile uguale perché praticamente poi dalla prossima settimana cambierà il mensile perché alla fine si parte dal primo settembre, quindi mensile e settimanale ormai resta ancora uguale e abbiamo un US crude che al momento vedete mantiene questo più 2,86 che per quanto riguarda invece la situazione legata alle commodities sta dando discreti risultati diciamo rialzisti. Mentre invece per quanto riguarda la situazione relativa agli indici Nasdaq 2,50, l'S&P 500 2,04, DAX 1,84, CAC 1,77, Dow Jones 1,69, quindi tutte movimentazioni e poi abbiamo il FTSE Londra 0,83. Quindi tutte tendenze rialziste questa settimana ha visto mantenere i loro trend rialzisti che già a partire dalla
dalla fine delle ultime settimane del mese di agosto. Peggiore performance invece del mese, Euro New Zealand, che praticamente chiude a meno 1,51%, mentre la migliore è New Zealand Dollar, al rialzo a più 1,87%. Bene, mentre invece per quanto riguarda la situazione legata all'oro, oro alti e bassi, prima è andato a raggiungere i massimi a inizio settimana, poi dopo c'è stato un movimento ribassista che ha continuato anche ieri, anche se vedete 0,93, però si è poggiato su una zona, possibile zona di ripartenza dei long. Poi dopo l'andiamo a vedere anche graficamente. Bene, per quanto riguarda invece la situazione legata alla net change, andiamo a vedere anche le percentuali relative alla net change, eccola qua. Bene, net change, abbiamo delle confluenze ribassiste per quanto riguarda euro dollaro australiano, quindi la settimana parte euro CAD e GBP AUD, quindi una settimana che chiude con questi tre scenari prettamente ribassisti, mentre gli altri invece vedete abbiamo ancora una situazione un po' in pending. Seppure se andiamo ad analizzare invece la situazione legata all'oro, oro vedete stiamo tra al di sotto i massimi storici, al di sotto in una zona di minimi, però abbiamo ancora qualche possibile partenza rialzista già a partire dalla prossima settimana. US crude si mantiene long, però dovrà essere confermato la prossima settimana, e poi abbiamo indici. Gli indici che praticamente, nonostante si è cessato qualche piccola movimentazione ribassista, ma diciamo quasi tutti i valori sono, vedete, di colore verde, quindi di tutti positivi. Bene, ora andiamo a vedere invece la MA dashboard, che ci permette appunto di filtrare ancora di più le indicazioni. Per quanto riguarda la EMA dashboard abbiamo euro dollaro, che vedete che le medie che continuano a movimentarsi sell, abbiamo quasi tutte confluenze, solo questo qui però diciamo tutti quanti sono negativi. Molto interessante guardare la prossima settimana, quindi USD franco per possibilità long. Sterlina dollaro, vedete, già ci sono qualche segnale ribassista, però dovremo avere conferma la prossima settimana. USD CAD bearish, euro sterlina possibilità di movimenti ribassisti, euro AUD l'abbiamo visto prima, euro CAD, forse questi sono gli scenari più interessanti da seguire, insieme ad euro New Zealand per altre opportunità di vendita. E poi abbiamo sempre come osservati speciali sterlina dollaro australiano, sterlina dollaro Nuova Zelanda, il che potrebbero continuare a movimentarsi sell dopo aver iniziato appunto il fine settimana con delle movimentazioni ribassiste. Dopo appunto la settimana qua, tutta quasi long, anzi la settimana, la parte centrale. US crude long, oro vedete sta girando sell, però ripeto, si è appoggiato su una zona di rimbalzo. Per quanto riguarda gli indici, invece, confermano anche le medie, quello che abbiamo visto anche nei precedenti due, nelle due precedenti, nelle due precedenti pannelli di controllo, quindi tutto, quasi tutto verde, vedete? Quindi situazione prettamente rialzista, che potrebbe continuare anche nella prossima settimana. Ovviamente andremo a vedere le aperture di lunedì per poter decidere sul da farsi. Bene, detto questo, andiamo a vedere adesso, andiamo ad analizzare le situazioni più interessanti per quanto riguarda appunto per quanto riguarda i vari scenari. Partiamo dall'euro-dollaro. Beh, euro-dollaro settimanale che vede ancora protagonista 1,11, il mercato praticamente ha fatto un leggero rientro verso 1,11, però siamo su un grafico settimanale, però vedete si è fermato proprio prima dell'1,11, un po' prima, esattamente a 1,10 e 83.
si è formata una spinning top, ciò vuol dire che praticamente è una situazione in cui non ci sono stati dei movimenti interessanti da ambedue le parti, sia dalla parte dei consumatori che dalla parte dei compratori che dalla parte dei venditori. E poi dobbiamo ricordare che praticamente stiamo sempre, come più volte a più riprese, siamo all'interno di una zona che potremmo andare ad identificare come una chiusura di un ciclo, quindi stiamo nella parte, diciamo, destra del ciclo, e che potrebbe continuare, chiudere questo pezzo e chiudere definitivamente il ciclo per poter raggiungere un'altra volta i prezzi che sono stati battuti esattamente nell'area che è stata battuta esattamente a fine 2016. Abbiamo superato questa zona, ex zona di demand, ora di supply, 1,11 valore psicologico, e che i prezzi potrebbero anche chiudere, se continua così il movimento, potrebbe anche chiudere il minimo di Macron, cioè il gap di Macron ancora aperto. Quindi per me, fondamentalmente, a meno che non ci sono delle notizie extra calendario macroeconomico, la situazione potrebbe continuare ad andare sell sull'euro-dollaro, sul Fibber. Situazione che, se andiamo ad analizzare con attenzione, vedete come il prezzo è andato a ritestare nuovamente questa zona di supply, zona già testata nei giorni scorsi, e sotto 1,10,20, quindi potrebbero aprirsi altri scenari ribassisti. Bene, prima di andare però ad analizzare gli altri major, apro un attimo una parentesi per quanto riguarda le nostre offerte di punta. Offerte che, diretta live, giornaliera dai mercati, da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30, dalle 15 alle 15.30, tenuta direttamente da me. Qui potete iscrivervi compilando queste caselle, e da qua quindi vi daranno l'accesso, quindi avrete per me l'accesso per poter partecipare tramite GoToWebinar al nostro, ai nostri, alle nostre dirette. Dirette che praticamente è una serie di informazioni, si parte appunto dall'apertura delle 8.30 alle 9.30, commenti dell'apertura dell'inizio della giornata con le aperture di Piazza Affari, poi tutte le varie analisi operative, le indicazioni sia per quanto riguarda gli indici, cioè ovvero non solo per il mercato valutario ma anche per gli indici e per l'azionario. Poi alle 15 alle 15.30 invece c'è l'appuntamento pomeridiano dove c'è una situazione dove praticamente abbiamo delle indicazioni, ci saranno altre indicazioni operative, si analizzerà quello che è successo durante il corso della prima parte della giornata, cioè durante la sessione europea, e poi concentreremo l'attenzione sulle varie analisi fondamentali e poi sopra alle varie situazioni che praticamente abbiamo, quindi in particolare sull'azionario, e poi ci concentriamo anche sull'apertura di Wall Street. Bene, poi detto questo, poi abbiamo, oltre alla diretta live, abbiamo anche la chat Telegram, quindi una chat dove, per chi non può seguire la chat Telegram, però vuole essere a contatto con noi, qua potete scrivervi nome, cognome, mail, telefono. E adesso vi faccio vedere una chat Telegram dove in pratica è presente tutta una serie di informazioni. Queste sono le ultime operazioni che ho chiuso ieri. Qua abbiamo l'agenda macroeconomica, l'analisi, quel calendario breaking news, tutta la guida ai principali eventi della giornata odierna, ogni giorno, tutti i vari pannelli di controllo. Poi abbiamo i vari studi, le varie analisi, le analisi serali, le videoanalisi, gli studi di Elliott, la situazione relativa al contesto operativo, altri studi di Elliott, poi tutta una serie di informazioni molto interessanti che potrebbero, quindi che qualsiasi utente potrebbe seguire anche durante il corso della giornata con un semplice smartphone. Bene, detto questo, passiamo adesso, continuiamo con dollaro yen. Andiamo a vedere la situazione sul dollaro yen.
Bene, dollaro yen c'è una leggera la settimana, confermo un po' il movimento rialzista partito proprio nell'ultima settimana del mese di agosto. Sul settimanale abbiamo questa bullish total che praticamente al momento continua a dare, diciamo, segnali rialzisti dopo che si è appoggiato sul 104,63, raggiunto l'ultima volta, quindi anche una esattamente il 18 marzo del 2018, quindi situazione movimentazione ciclica, da qua partirà o potrebbe partire un nuovo movimento rialzista. Ovviamente saremo aspettare stiamo aspettando sto aspettando una possibile correzione per poter entrare ulteriormente long al mercato. Situazione che vedete al momento si trovano si trova qua abbiamo un punto di swing, un minimo confermato. Vedete come va a dividere i massimi e i minimi. Da questa zona già abbiamo un altro punto di swing, se viene confermato. A questo punto la mia view è quella di aspettare, quindi, di aspettare proprio su questa zona molto interessante, proprio 50,618, dove si trova anche questo valore, 105,76, da qua. Quindi potremmo aprire un'altra movimentazione rialzista. Quindi con il prezzo che potrebbe salire e poi potrebbe fare una parte. Eccola qua. No, forse è troppo alto, questo potrebbe essere il primo target, il secondo, però. Aspettiamo una piccola correzione, una correzione insomma per poter 3,50, però potrebbe essere anche il 38,2, interessante, quindi la view potrebbe cambiare in long. Sterlina dollaro, abbiamo una situazione sulla sterlina dollaro, praticamente. Andiamo a vedere un po' quello che sta succedendo sulla sterlina dollaro. Beh, ci spostiamo sul settimanale. Settimanale che in pratica abbiamo questa, anche qua abbiamo una bullish butterfly. E il prezzo è andato a ritestare questa zona di demand testata in passato nel 2016, nel 2017 diverse volte. Quindi chiusura di un ciclo. Da qua potrebbe partire una movimentazione al rialzo, però diciamo che tutto dipende dalle notizie sulla Brexit che arriveranno di volta in volta da Londra. Quindi la settimana che però si è chiusa, vedete, va un po' ad cancellare le perdite che sono state fatte poi durante l'ultima settimana del mese di agosto. Al momento aspettiamo un po' quello che succede. Ed in particolare se andiamo sul giornaliero si è formata questa c'è ancora presente questa bullish dragon, seppure non escludo la possibilità, vedete qua abbiamo un punto di swing, quindi questo è un minimo, questo è uno swing di pallino rosso, quindi uno swing in secondario, quindi praticamente da qua potrebbe partire una correzione per poi prolungare per il long. Avevo previsto 1,2347, 1,23, però pensavo che partiva un po' più in basso. E anche qua, andando a tracciare Fibonacci, quindi aspettiamoci una correzione fino al 50, 61, insomma fino a questa zona dove eccola qua. Però, ripeto, dipende, tutto dipende da quello che, dalle notizie che arriveranno da Londra. Bene, detto questo, passiamo al USD franco. Bene, USD franco, situazione che alla rottura di 0,90. Da 9,056 potrebbe partire un movimento al rialzo, però qua diciamo un po' il mercato è molto confuso quello che vuole fare, vedete è coperto, diciamo, abbiamo questo massimo, però è coperto da questa zona, è questa zona,
quindi fase di congestione. Questa fase si vede proprio bene sul giornaliero, eccolo qua, vedete, quindi non è proprio l'ideale, però anche qua, vedete, abbiamo già 1, 2 e da qua potrebbe partire un long, poi c'è una bullish drive. Quindi dovremo vedere un po' che cosa succede nel corso della prossima settimana. Passiamo ad AUDUSD. Allora, AUDUSD settimanale, gran movimento rialzista, però è andato a ritestare questo 0,68536, testato già durante la settimana, l'ultima volta esattamente a metà mese di giugno. Da questa zona potrebbero ritornare dei movimenti al ribasso, vedete, per poi andare a fare una correzione per poi salire. Qua andiamo sul giornaliere, eccolo qua, poi abbiamo una bearish 5.0, quindi da questa zona potrebbe partire un'operazione ribassista. Noi già siamo sell a mercato, in questo momento quindi possiamo andare, c'è la possibilità di mediare l'operazione, e quindi la situazione è interessante da guardare nelle prossime settimane. Quindi la view potrebbe, vedete come qui il prezzo, eccolo qua, da qua potrebbe partire il sell. USD CAD, USD CAD, situazione un po' coincidente. Il movimento che abbiamo dato indicazione, vedete, trend line, pullback e poi la discesa, forte discesa, movimento molto forte di circa 200 punti. Alla rottura di 1.31.198 potrebbe partire ulteriormente verso giù. Quindi questa è la fase, vedete come ha toccato questa zona, e da qua potrebbe, vedete, ha fatto il classico 1, 2, e da qua potrebbe continuare ancora più in basso. Quindi aspettiamoci altre movimentazioni ribassiste. Passiamo a New Zealand Dollaro. Bene, New Zealand Dollaro sul settimanale, sul settimanale, passiamo al settimanale, qua abbiamo una decisa reazione, vedete? Su questa zona di demand, quindi movimento rialzista, abbiamo qua una bullish max butterfly. Da qua il prezzo adesso, cancelliamo un attimo questo perché se non si vede bene, eccolo qua, il prezzo si è appoggiato su 0,64234. Beh, qua potrebbe iniziare una piccola correzione, cioè per andare long aspetterei una piccola correzione. Andiamo a vedere anche il giornaliero qua, vedete, si è formato un punto di swing, si è formato questo, e anche qua mi aspetterei una correzione. Eccola qua. Okay. Correzione quindi sul 38,2 su 50 per poter poi rientrare long al mercato. Ok, andiamo, finito le major, andiamo alle commodity, passiamo al gold. Gold, abbiamo il prezzo si è appoggiato, vedete, su questa zona. Ieri, nonostante c'è stato questo movimento alto e bassi, da questa zona potrebbero partire dei movimenti long. Eccolo qua. Quindi qua per me ci sta il long, quindi molto probabilmente andrò a studiare la situazione per un long sull'oro, quindi all'inizio proprio della prossima settimana. Questo, stiamo su H4, scusatemi.
giornaliero, eccolo qua. Però ci potrebbe stare, eh? Vedete, si è appoggiato su questa trend line, ci potrebbe stare. E poi abbiamo questa bullish butterfly. Sì, siamo in una zona di rimbalzo, in una zona buy. Poi andiamo a vedere US crude. US crude, per quanto riguarda la situazione legata a US crude, anche qua vedete abbiamo un po', siamo su H1, andiamo a vedere giornaliero, giornaliero siamo all'interno di questo triangolo, il che non mi dà delle grosse indicazioni, però vedete siccome l'ha rotto potrebbe schizzare su, ovviamente andiamo a vedere sul giornaliero, giornaliero vedete abbiamo questa situazione. Il prezzo ha fatto un falso movimento al ribasso di 55,78 e da qua effettivamente potrebbe partire qualche movimentazione rialzista. Poi andiamo a vedere su H4, su H1, vedete su H1, interessante, abbiamo questa trend line che l'ha rotta, qua sopra potrebbe andare a prendere questo massimo. Però, ripeto, aspettiamo anche le prossime, la prossima settimana, i prossimi movimenti della prossima settimana, poi per poter decidere cosa fare. DAX, forte e decisa estensione rialzista, su DAX più volte ci siamo soffermati, giornaliero siamo long a mercato, operazioni di lungo termine, e quindi una situazione molto molto interessante, il che potrebbe continuare anche prossimamente. Quindi abbiamo, ci mettiamo su H4 per poter andare ad evidenziare una situazione, vedete, di un test spalla, questo, un attimo che prendo la penna, test spalla, vedete, un attimo che, eccoci qua. Questa è testa e spalla, neckline, rottura della neckline e poi piano piano il prezzo sta iniziando a movimentarsi. Quindi tutte le varie salite. In questo momento stiamo esattamente sulla long term, dove ho preso anche diverse zone di profitto. Dopo andiamo a vedere anche lo score. Stiamo esattamente ad 300 5 punti di profitto con un target finale, quindi esattamente ad un target finale ad un attimo solo che un target finale sul DAX a 5, a 12.420, quindi 549 550 punti per la precisione. Beh, abbiamo quasi superato la media strada. Ora se andiamo a vedere, poi, inoltre, applicando anche le dinamiche di Elliott, qua abbiamo la prima onda, seconda onda che arriva al 61,8, preciso, e poi abbiamo l'estensione. Io ho calcolato fino al 161,8, in quanto su questa zona, se andiamo ad calcolare il target teorico del testa e spalla dalla neckline fino alla testa finale, andando a traslare qua sopra, eccola qua, è questo. Quindi situazione molto interessante su questa zona. Ovviamente qua abbiamo, vedete qua il prezzo si è fermato esattamente su questa zona a 12.187, si è fermato esattamente a 12.187,70, vedete? Già testato qui da questa zona, però diciamo a rottura di questa zona ci andiamo a mettere buy con un altro target a 12.326,40, quindi situazione rialzista. Poi andiamo sul Nasdaq. Per quanto riguarda la situazione invece legata al Nasdaq, anche qua abbiamo chiuso l'operazione sul Nasdaq, chiusa a 7.850, abbiamo preso il primo profitto,
E poi secondo profitto è chiuso a mercato, quindi 100, sono 70 punti più 90, quindi praticamente altri 100 che si aggiungono allo score degli indici, altri praticamente 160 punti. Anche qua vedete l'ingresso è stato fatto a 7780 alla rottura di questa zona, vedete, di rimbalzo forte testato più volte. Qua primo target e poi ho chiuso su questa zona qua il secondo target, perché vedete poi sembra che adesso si vuole riportare ovviamente alla rottura di questo qua, di questo massimo potrebbero partire altre movimentazioni rialziste, quindi è long. Dow Jones, per quanto riguarda invece la situazione sul Dow Jones, altrettanto long, anche se l'ultima parte, l'ultima settimana, le ultime ore, però situazione ancora long, vedete qua, anche qua abbiamo l'operazione di lungo termine, abbiamo chiuso diverse operazioni. L'unica operazione ancora aperta è l'operazione di lungo termine, al momento abbiamo raggiunto il primo target da 26.000 da dove siamo entrati, quindi primo target su questa zona a 26.680 qui. Abbiamo raggiunto 348 punti, secondo target a 26.945, niente poco di meno che 613 punti. Eccolo qua, qui. Quindi manca poco, insomma, vediamo un po' se riusciamo a raggiungere la prossima, mancano circa nella prossima parte, nella prima parte della settimana, 106 punti. Quindi bottino quasi pieno, però durante le varie operazioni, la settimana appena si è chiusa, oltre a 348 abbiamo chiuso un'altra operazione di breve termine, 121 punti, partenza 26.039, chiusura 26.160, poi abbiamo un altro 145 punti del 4 settembre. Quindi 20, e poi abbiamo un'altra 2, una di 80 punti presi e un'altra chiusa a break even, quindi ottima performance per quanto riguarda il Dow Jones. Infatti andiamo a vedere anche dopo il Dow Jones, andiamo a vedere anche lo score, il diario di trading. Per quanto riguarda Forex e Commodity, al momento siamo a 226 punti. Però non è stata una settimana molto tranquilla, diciamo, dal punto di vista valutario. Poi, per quanto riguarda gli indici, invece, abbiamo 971 punti, quindi ottima partenza, con ancora aperto, abbiamo detto, il secondo target, l'operazione lungo termine, a 12.420, quindi potrebbero aggiungersi altri punti. Aperta anche la I28, con il secondo target a 613 punti, però diciamo già ho spostato oltre 200 punti, lo stop loss a profitto. Poi tutto quanto le altre operazioni chiuse. Per quanto riguarda i stocks, le azioni, abbiamo solo Amazon dove ieri sera ho chiuso l'operazione a 0,7 a 120 punti, le altre invece stanno tutte quante in area di guadagno. Area di guadagno. Abbiamo questa, insomma, l'ultima sta sulla parità perché non c'è stata qualche correzione, però la prima stiamo a oltre 350 punti, quindi ottimo gain. Bene, detto questo, passiamo adesso, andiamo a vedere. No, abbiamo finito, questa è l'ultima parte. E niente, per chi vuole sa come entrare. Prima vi ho fatto vedere come entrare all'interno della chat Telegram, come insomma è molto bello, molto interessante, nella diretta live, se avete la possibilità la mattina di poter collegarvi alla diretta live in modo tale che da seguirci. Bene, nel frattempo vi auguro un buon fine settimana a tutti e ci vedremo al prossima settimana con la prima diretta live della settimana alle 8:30. Di nuovo buon fine settimana a tutti.